fondo Arturo Izzo è un'importante acquisizione che Mediateca Regionale e Archivi Multimediali del Comune della Spezia aggiunge ai fondi già precedentemente costituiti. È dal 1970, infatti, col Centro della Comunicazione prima e con gli archivi poi, che gli amministratori e i tecnici appunto di queste museali hanno raccolto documenti importanti dal punto di vista filmico, dal punto di vista fotografico, dal punto di vista della documentazione in genere, che raccontano la storia della nostra città, la storia dello sviluppo del nostro territorio, la storia degli avvenimenti che si sono svolti nella nostra città. Quindi un patrimonio importantissimo che sedimenta la memoria e ha la possibilità poi di essere valorizzata grazie al lavoro degli studiosi, ma anche al lavoro di tanti cittadini che possono, frequentando gli archivi, conoscere e approfondire tematiche importanti appunto che hanno vissuto la nostra città. È un modo di costruire il futuro avendo bene i piedi piantati per terra e nella storia che ha fatto la nostra città. È un'importante acquisizione, è l'opera 2600 documenti, opera di Arturo Izzo, un grande dell'arte visiva del nostro territorio, uno dei punti di riferimento di questa importante scuola che ha caratterizzato proprio la nostra città e il nostro territorio attraverso diverse figure che sono state dei veri e propri maestri. Arturo Izzo con questa donazione ci permette di arricchire in modo molto, molto forte il nostro archivio della documentazione visiva e la nostra mediateca regionale. Punto di vista documentaristico di Arturo Izzo è sicuramente importantissimo, ricordo soprattutto la sua opera relativa al territorio di Tramonti, come anche altri interventi che ha fatto, però credo che Arturo Izzo sia anche e forse soprattutto un grande artista e dunque da questo punto di vista ancora maggior valore questa operazione di acquisizione della sua opera. Il fondo fotografico di Arturo Izzo è un fondo importante che arricchisce la nostra mediateca con dei filoni di immagini sull'archeologia, la storia dell'arte, la storia del territorio, Val di Magra, Val di Vara, un patrimonio che potrà essere utilizzato per nuovi progetti, per conoscere meglio il passato recente della Spezia e della sua provincia, per approfondimenti di studi appunto su questi settori. Ricordo che negli anni Ottanta Izzo ha sviluppato progetti rilevanti proprio sull'area archeologica di Luni, sulla scultura medievale e basso medievale, su riti, gli ultimi riti diciamo delle nostre popolazioni sia religiosi che laici legati appunto a feste della comunità, che oggi sono dei documenti unici e irripetibili perché appunto certe situazioni non si verificano più. La Mediateca Regionale e l'Istituzione dei Servizi Culturali hanno acquisito con piacere il fondo di Arturo Izzo perché è un fondo fotografico di circa 2600 pezzi prevalentemente destinati al territorio, alla storia del territorio. Le fotografie di Izzo riguardano in special modo Tramonti, le Cinque Terre, Sarzana, Ortonovo, Luni e quindi sono veramente una testimonianza della modificazione del paesaggio del Ligure in generale. E questa acquisizione si aggiunge ad altre importanti che la Mediateca ha fatto nel tempo, la più sostanziosa è quella del fondo di padre Nazareno Taddei, che sono circa 35.000 volumi dedicati al cinema, ma proprio in questi giorni abbiamo concluso altre acquisizioni importanti, le copie dei film di Luigi Faccini e Marina Piperno, le copie dei film di Massimo Bacigalupo, filmmaker degli anni 70, documentazioni importanti storiche di film sugli anni 50 e 60 su Genova e un fondo della Fondazione De Ferrari dedicate a immagini dell'industria ligure. Questo ci consente di pensare ad una mediateca ligure con sede nell'Odeon che diventa una delle mediateche più importanti in Italia per la vastità del materiale presente. Fotografare. Avete detto molto di più ciò che fotografo anziché il fotografare, che diventerebbe in quel modo altro un'attività indifferenziata, no. Allora, fotografo per cogliere, capire, indagare e comunicare e trasmettere. E quindi devo dire che grazie al mio approccio con la realtà operativo, che è quello della fotografare, ho conosciuto moltissime situazioni, cose, esistenze,
e di tutto questo sono ancora molto grato. Ma gli Spezzini, c'è l'area di Tramonti, che è un'area non indifferenziata assolutamente, che ha delle caratteristiche irripetibili, che ho attraversato per circa 2 anni per riuscire a fare le fotografie che sono contenute nel volume Tramonti. Questo secondo me è una delle emergenze che l'aspetto e il territorio di più prezioso ha.